Torniamo anche questa volta con un prodotto che non avevamo mai portato sul nostro canale YouTube, un M4. No, scherzi a parte, è vero, base M4R15, ma questo è un Arcturus. Questa versione dovrebbe essere lo Sword, una roba del genere, 8 pollici con grilletto, con lo switch micro interruttore interno, e dovrebbe avere anche un piccolo sistema MOSFET. Come sempre, la replica è stata utilizzata dal cliente probabilmente... Vai tranquillo, usala con la 11.1, non c'è problema. E il risultato è stato che adesso la replica si sente, insomma, gira un po' così, un po'. Quindi lo portiamo anche questo sul nostro canale YouTube, così andiamo a vedere cosa riusciamo a fare, come è fatta la replica. Come solito, preparazione e anche piccola recensione di questo modello con i body in fibra di nylon, veramente fighi. L'hemlock anteriore è bello tosto, è una replica, secondo me, a vederla in questo momento, fatta molto molto bene. Anche gli scatti del selettore sono belli, ball catch ambidestro, sgancio caricatore, speed trigger, no carino. L'adesivo, c'è l'adesivo qua, invece di essere serigraffato c'è l'adesivo. Però vabbè, andiamo sul nostro bancone da lavoro e vediamo com'è fatta questa replica. Per l'esattezza, il modello in questione è l'Arcturus, appunto Sword, come dicevo prima, il Mod 1 SBR 8 pollici. Andiamo a vedere immediatamente come si smonta questa replica, come tutte le altre più o meno. Andiamo a togliere subito l'upper receiver dal lower receiver e controlliamo, insomma, che canna ha, come è fatto, insomma, guardiamo un po' tutto. Oh, una bella op-up rotativa, spostiamo i pezzi, che a me piace tanto. Questa è bella perché ha degli scatti, proprio dei micro scatti piccolissimi, quindi si riesce a fare una regolazione ottimale. Una canna è una canna in acciaio, sembra anche bella, sembra, cioè si guarda e non è che si può dedurre il fatto che sia un'ottima canna o meno. Il gommino è un gommino che all'interno ha le due labbrettine tipo il G&G azzurro, quindi in teoria dovrebbe essere, in teoria, abbastanza performante. Togliamo il calciolo che si smonta tramite questo perno, quindi lo tiriamo, se no col cavolo che usciamo, esco un attimo perché se no non riesco, eccolo qua, togliamo, voilà, la batteria va messa qua dietro, probabilmente svitando questo, guardate, esatto, figo anche questo che rimane, bello, un bel vano porta batteria, sì, non male, per adesso non male. Allora, in questo caso, per sostituire, vedete che abbiamo un gearbox particolare, un gearbox, qui c'è una vite lunga eterna, forse è stata sostituita, e abbiamo questo gearbox particolare perché nella parte dietro è lungo. Lungo perché? Perché va svitato in questo modo la ghiera, prendiamo la nostra chiave, vediamo, eccola qua, togliamo il tubo, svitiamo piano piano questo e andiamo a vedere che tac, abbiamo il nostro sgancio molla rapido. Questo gearbox mi ricorda tantissimo i gearbox della Ares, quelli che faceva l'Ares una volta, erano fatti proprio così. Da questo punto possiamo togliere, vedete, la molla a sgancio rapido. Ecco qua, così si toglie, la possiamo anche togliere. Non vi ho fatto sentire che rumorino fa, ve lo faccio sentire. Colpo singolo. Raffica, fantastico, direi che va una meraviglia. Allora, togliamo la nostra molla, vedete che potete utilizzare i due pin per andare a prendere la G-molla, ruotarlo leggermente, e io poi di solito uso il cacciavite che faccio prima, e andare a estrarre la molla. Bello il guidamolla, guardate, con i cuscinetti antitorsione, una molla veramente misera, tagliata e ripiegata, e questa è una cosa buona, cioè, è stata tagliata ma non è stato lasciato lo spuncione, è stata ripiegata in modo che abbia una battuta pari. Ovviamente andremo a sostituirla con una molla nuova. Tappo motore, classico, normalissimo, direi che qui c'è da smontare i doppi selettori, come solito, come in tutte le repliche, e il bolt catch funzionante dall'altra parte che è attaccato alle scocche, quindi niente di particolare. Quindi vi faccio vedere immediatamente il gearbox senza starvi a far perdere tempo sul smontaggio dal lower receiver al gearbox. Vabbè, dai, vado avanti. Eccolo qua il nostro gearbox che abbiamo estratto. Vedrete che è un po' qui, vediamo che c'è
un pezzettino di metallo, probabilmente un dente di qualche ingranaggio sicuro. Vedete che è un po' particolare, ok? Assomiglia al classico V2, però è fatto tutto a suo modo. Qui abbiamo il pezzettino dei selettori, due boccoli in acciaio con una cuscinettata, non male assolutamente, e però non male, non male, e poi alla fine si spaccano, quindi insomma, dai. Allora, vediamo cos'è successo. Lo smontiamo insieme. Prima togliamo ovviamente questa parte qua per aprirlo a metà. Voilà. Questo possiamo anche lasciarlo, non è un problema, tanto poi prima o poi a forza di smanettare salta via dall'altra parte. Allora andiamo a togliere le nostre vitoste. Qui vediamo che abbiamo un sistema MOSFET, un piccolo sistema MOSFET, perché poi all'interno c'è un microinterruttore. Ok? Quindi diciamo che sì, abbiamo una protezione per il microinterruttore con il sistema MOSFET che ci permette di utilizzare batterie di voltaggio più alto senza dover rovinare appunto tutto l'impianto elettrico, ma probabilmente questa meccanica non è proprio, diciamo, super affidabile per la batteria da 11.1. Notiamo anche che ci sono dei rinforzi ben pronunciati nella parte anteriore del gearbox. Guardate come sono grossi questi rinforzi qua. Si vede che ci sono delle gobbette. E anche questa è una cosa molto positiva, onde evitare appunto le rotture del gearbox nella parte anteriore. Ci sono anche nella parte posteriore, ma ecco, qui lì proprio non servono a una fava. Allora, andiamo in velocità. Dovrei fare, guardate quanto cazzo è lunga sta vite, magari dopo la cambiamo, la mettiamo più corta. Ok, andiamo a vedere. Curiosità. Qui dietro abbiamo anche un notolino con un filetto che non mi chiedete che cavolo sia, perché in teoria andava qua e forse qui ci andava una vite che lo teneva tirato in asse, che non c'era però, eh. Ok, andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è qua dentro. Ah, c'è il sigillo di garanzia qui. Togliamolo con la mia unghia professionale. Ragazzi, l'unghia professionale ci vuole sempre, eh. Se non avete l'unghia professionale, stiamo parlando di niente. Dai, però salta via. Vabbè, adesso lo spacco. Allora, così. Sentiamo che tira l'asta, sganciamo l'ingranaggio, ta 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 ta, eccolo qua! Mamma mia, 800 kg di grasso, ma tanto chi se ne frega perché c'è il microinterruttore, il nostro antireversa è a posto. Cos'è successo? Ah, eccolo, l'ingranaggio incriminato, ve lo zoomo, anzi ve lo metto a fuoco qui. Vai a fuoco, vai a fuoco, vai a fuoco, non va a fuoco. Vabbè, fa lo stesso. Eccolo, vedete? Disintegrato, perfetto, perfetto poco, però vabbè. Quindi la meccanica è andata. In questo caso noi ovviamente al cliente consigliamo di cambiare tutta la terna, come dico a tutti, e poi migliorare il gruppo aria. In questo gruppo aria abbiamo, possiamo vedere, non è male, ok? Da vedere. Infatti poi l'ingranaggio è andato a farsi benedire, però abbiamo una testa in polimero, un pistone con i denti in metallo che ha riagganciato più volte, si può vedere da questo dente che è più lucido. Un cilindro ha calcolato giusto per la lunghezza della canna, guardate, assolutamente. Qui in questa canna in teoria ci vorrebbe una sorta di un cilindro tipo B, no? Della FPS, ve lo faccio vedere. Il cilindro tipo B è questo qua. Quindi direi che hanno calcolato anche molto bene la lunghezza del cilindro, ok? L'area del cilindro. Guardate, forse poco poco in più, ma veramente di poco. Cioè è difficile trovare certe finezze o attenzioni su tante repliche. Persino G&G comunque mette cilindri che non c'entrano un cavolo assolutamente con le canne che montano. E poi ci pompano sopra con la molla. Vabbè. Spingi pallino con OR di tenuta, quindi anche questo ottimo, ha anche la parte davanti tutta aperta per evitare appunto, questo però quando abbiamo la testa antivuoto questo serve a poco, vabbè, però non è male, peccato che si è sgranato. Cosa andremo a fare qua? Non lo so, chiamiamo il cliente, sentiamo cosa vuole fare, ma soprattutto vediamo se riusciamo a fare anche un manino strano. Vediamo se riusciamo a fare un manino strano per poter installare il nostro grilletto elettronico gate. Sarà difficile perché, come potete vedere,
questo gearbox è abbastanza dedicato. Però se noi riusciamo a smontare, mettere un grilletto normale, no? Riusciamo a trovare la posizione per vedere se ci sta, chissà. Vabbè, adesso vediamo, intanto smontiamo e puliamo perché c'è una merda che è una roba improponibile. Ho ripulito innanzitutto tutto il gearbox dai residui dei denti degli ingranaggi, poi l'ho smontato per farvi vedere che la cosa in teoria si potrebbe anche fare. Però ovviamente bisogna adattare interamente il gearbox. Se noi andiamo a vedere, abbiamo proprio il perno del cutoff che calza perfettamente con la sede del nostro Titan. Abbiamo gli spazi per poterlo mettere, ma dobbiamo prima di tutto togliere con il Dremel, andrebbe tolta questa parte qua, tutta questa, vedete, questa è la sicura che si muove all'interno. Ma a noi di questa qui ce ne fregherebbe niente, perché comunque essendo il Titan a sensori ottici possiamo tranquillamente toglierla. E qui abbiamo il nostro selector plate, ok, che ci dà colpo singolo, raffica e sicura. Quindi questo potremmo toglierlo e avremo comunque lo spazio, segando con il Dremel questa parte qua, tutta questa parte qui, questi perni, lo spazio tranquillamente per questo. Poi facciamo un foro ovviamente dove c'è il serraggio del Titan, lo rifilettiamo e gli possiamo mettere tranquillamente la sua vite da due o da due e mezzo. L'altro problema grosso è la parte di là, cioè qui abbiamo i nostri sensori per appunto il colpo singolo, la raffica e tutto, quindi bisognerebbe aprire una finestrella in questa parte qua sempre col nostro Dremel per fare in modo che il selettore appunto possa vedere i sensori. Quindi è una cosa che in teoria, se uno si mette lì, si smanetta un pochino, lo si può fare, anche perché rimarrebbe comunque tutto perfettamente in asse anche dall'altra parte, che anche questa è una cosa che io ho controllato, cioè vedete che lo spazio per il Titan c'è, andrebbe sagomato alcune parti e il grilletto, che è molto importante anche guardare questo fattore, risponde e va tranquillo e va proprio perfettamente sopra ai sensori ottici, vedete? Quindi lo segue perfettamente, quindi la posizione tra virgolette è corretta, ci starebbe, basterebbe lavorare per bene con il Dremel o con l'attrezzatura adatta tutto il gearbox per poterglielo far stare. Però io ve lo dico chiaro e tondo, questo genere di lavori onestamente non fa per me. Io si rischia di rovinare un gearbox, onestamente non me la sento di fare una roba del genere, a meno che uno non ha un gearbox in più e dice ho un gearbox in più uguale, identico, sai che c'è, ci provo. Ma siccome questa è la replica di un cliente, ovviamente io chiamerò il cliente e gli dirò guarda, hai comunque un micro interruttore, hai un piccolo sistema MOSFET, cerchiamo di fare una meccanica un po' più resistente sostituendo alcuni pezzi con degli FPS, degli ingranaggi SKS, per averla comunque più affidabile e assolutamente affidabile con la 11.1. Quindi intanto io vi ho fatto vedere che è possibile farlo, basta adattare il gearbox e aprire diversi spazi per far leggere i sensori. Abbiamo contattato ovviamente il cliente, che ringrazio e saluto, il nostro amico Salvatore. Ciao Salvatore. Allora, e appunto gli ho spiegato la situazione del discorso che sì, si può fare, lo smanettone lo può fare, però noi onestamente non ce la sentiamo, a meno che non ho un gearbox. Magari chissà, in futuro avere un gearbox in più e provare a fare questo tipo di lavoro sarebbe una cosa carina da portare, soprattutto per i clienti che hanno questo genere di replica e che vogliono installare appunto un Titan. Quindi la ricetta! Cosa montiamo? La ricettona, il cilindro in acciaio FPS, pistone zero shock FPS, testa pistone lavorata CNC in POM alta velocità, testa cilindro Ergal antivibrazione con pad rosso, così è bello tonico, visto che ha una canna corta ci vorrà una molla un po' più tonica. Asta spingipalino in carbonio, metà e metà, ok? Metà e metà, quindi c'è polimero e carbonio. E ingranaggi 16-1, lavorati corsa corta meno due denti con molla nuova. Andremo a sostituire anche le due boccole originali cuscinettate con due boccole su cuscinetti gabbia J alta velocità, sempre FPS. Procedo con il lavoro e vi faccio vedere il gearbox assemblato. Il nostro gearbox bello riassemblato, ingranaggi spessorati
con due denti in meno già ingrassati, devo puntualizzare una cosa. Ah no, prima mi sono scordato di aggiungere due prodottini nella ricetta, di dirvi lo spingipallino con OR in pom, e andremo a sostituire anche il pignone del motore con un pignone della G&G, perché il suo ha dei dentini un po' sottilini, stile quello della, come si dice, della VFC. Allora preferisco cambiare anche il pignone del motore. Una cosa molto importante che devo dirvi è di lavorare assolutamente il cilindro. Guardate che ho fatto una svasatura, a questo punto qua, una smussatura, svasatura, chiamatela come cavolo vi pare, perché i denti dell'ingranaggio passano veramente a filo. A volte proprio mentre giravo a mano sentivo che ting, toccavano leggermente, quindi va fatta una leggerissima smussatura in questa parte qua, proprio in corrispondenza dell'ingranaggio, dei denti dell'ingranaggio settoriale. Poi per fermarlo definitivamente andate, ovviamente controllate bene che vada dentro perfettamente in questo modo, e poi andate a dare dei puntini di colla di attack nella parte anteriore. Ovviamente in questo caso, questo tipo di gearbox, quando andiamo a serrarlo blocca completamente il cilindro, ma io per sicurezza ho voluto metterci anche la colla intorno, che faccio anche con altri gearbox, a volte mi capita di farlo. Quindi andiamo a mettere il nostro spingipallino al nostro cilindro, mettiamo un po' di grassettino perché c'è l'OR, c'è l'OR, così anche l'OR è ingrassato. Mi raccomando, mettete sempre il grasso per OR, questo qua. Non andate a mettere quello per ingranaggi, che è un po' più aggressivo. Inseriamo la nostra asta, tutto il nostro gruppo, e direi che siamo praticamente alla fine, no? Andiamo a vedere come tira questa asta spingipallino. Un altro consiglio che vi do, se utilizzate soprattutto monofilari con delle molle molto dure, tipo i Lonex da 200, che quando sono a piena carica spingono tanto, indurite la molla, in questo caso non serve, ok, indurite la molla dell'asta spingipallino, perché così lo spingipallino fa meno fatica a portare avanti i pallini quando c'ha quelli che spingono molto da sotto. Quindi questo è un piccolo consiglio che vi posso dare. Allora, imburriamo per bene il nostro OR del pistone, una bella imburratina qua. Allora, così, e voilà, più che sufficiente. Puliamo l'eccesso dalla testa, andiamo ad inserire il tutto e direi che abbiamo praticamente finito. Ora vado a mettere il nostro anti-reverse, al quale abbiamo già applicato la nostra termorestringente. Ingranaggio conico, e voilà, fatto bene. Chiudiamo il gearbox, inseriamo le scocche del gearbox all'interno del lower receiver e poi sentiamo come gira. Riassemblato completamente, non ci resta altro che mettere praticamente l'upper receiver per andare al cronografo. Abbiamo installato una molla da 95, ora lo testiamo con una batteria Turnigy 111-1008. Questa adesso è bella carica. Quindi, allora, andiamo a sentire come va la nostra replica. Il colpo singolo, ecco, doppia il colpo. Questo perché appunto questa 111 è abbastanza aggressiva. Se noi andiamo a prendere ad esempio una 111, questa invece è una 2000 ma è una 15C, in teoria non dovrebbe fare il doppio colpo. In teoria, vediamo. Infatti. E va anche molto bene. Questo succede perché non abbiamo un MOSFET con active break, ma anche se avessimo l'active break a volte fa fatica quando ci sono molti C di scarica e soprattutto molti ampere che spingono la 111. Lo sentiamo in raffica, non male. Sentiamo con la batteria 111-1008 a piena carica invece, con molti più C, ma più o meno siamo lì, qualche pallina al secondo in più. Adesso aspettate che mi sia staccato il contatto e attenzione, perché abbiamo un problema, ragazzi, abbiamo un problema. Colpo di scena! Ah, eccolo, scusate. Probabilmente, anzi al 99,9%, questo è successo
perché il difetto è similare al classico switch normale, cioè il cutoff non era in posizione corretta, quindi non permetteva al grilletto di andare a premere il microinterruttore. Questo succede spesso e volentieri quando ci sono degli switch normali classici, quindi avendo doppiato il colpo non era in posizione corretta. Invece ora andiamo ad installare la 15C e vediamo che infatti funziona perfettamente. Quindi andiamo alla prova cronografo, andiamo a vedere quanto spara, la velocità non è esagerata, però ora abbiamo una replica iper affidabile con batteria 11.1 dove possiamo stare attaccati al grilletto anche un quarto d'ora. Sempre lui, Acetech AC6000 pallini 0,25 GNG, batteria 11.1 15C da 2000 mAh, quella un po' più tranquilla, con una scarica un po' più bassa, se no il colpo singolo doppia. Vediamo quanto fa con la mola 95 fps. Vai così, grande Etano, 0,96, bello, 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 molto cattolico, molto bello. Proviamo la raffica. Di tutto rispetto, 19,7 palline al secondo. Ora, per curiosità, andiamo a mettere la batteria da 25C di scarica, 1800 turnigi, che ha un amperaggio più basso, però ha una scarica più alta, e andiamo a vedere la velocità. Ecco, un paio di palline al secondo in più, vedete? Rimettiamo la 15C. Ma sì, uno o due palline al secondo, però vedete, non abbiamo poi problemi con il colpo singolo, anzi, veramente reattivo, sentite che roba. Questo grazie anche al corsa corta meno due denti che ci dà un pelino di reattività in più. Risultati ottimi. Arcturus Mod 1 SBR Lite, Lite Me, c'è scritto sulla scatola Lite Me, Lite probabilmente perché ha le scocche in tecnopolimero, fibra di nylon, lasciate pur dire, però la replica devo dire che è veramente bella e ben fatta. Sicuramente per utilizzarla con la batteria da 11.1 in tutta sicurezza bisogna apportare qualche modifica. In questo caso il cliente ha voluto fare l'intero gruppo aria con i componenti FPS, ingranaggi 16.1 lavorati corsa corta meno due denti, i risultati del cronografo sono abbastanza soddisfacenti. Ovviamente, come avete visto, non possiamo utilizzare una batteria 11.1 con dei C di scarica troppo elevati, perché sennò ci doppia il colpo. Questa replica secondo me è veramente valida, peccato per questo tipo di gearbox che non ci permette l'installazione in tutta libertà di un grilletto elettronico di un certo tipo come il Titan Basic della Gate. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, condividetelo come sempre, continuate a seguire il nostro canale e iscrivetevi. C'è una marea di gente che segue i miei video ma non fa l'iscrizione. A me serve, fa piacere, perché così acquisto, che ne so, più notorietà, si può dire così? Insomma, il canale cresce e io sono ancora più contento. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!